Professore, intanto grazie e benvenuto. Grazie di avermi invitato. Come sta vivendo l'Italia questa guerra tra Russia e Ucraina? Certamente gli italiani la stanno vivendo più o meno come la vivono tutti i paesi occidentali, quindi con la paura, apprensione, sicuramente anche molta ansia. Diciamo che la guerra fa paura perché indubbiamente ci mette in una condizione di grande impotenza. L'impotenza per l'essere umano è insopportabile. Dall'altra fa sì che i nostri timori, anche quelli più riposti, vengono fuori, fa da evidenziatore, no? Oltre al pericolo reale rappresentato dal fatto che insomma, la guerra nell'era moderna ha delle conseguenze devastanti che noi non riusciamo nemmeno a immaginare. Un po' ce le immaginiamo, ma forse è ancora peggio di come possiamo immaginare. E questa impotenza quanto è davvero razionale e quanto invece magari è collegata a qualcosa della nostra vita? L'impotenza viene rimossa, no? Noi abbiamo rimosso l'impotenza che abbiamo nei confronti della morte, creandoci delle spiegazioni più razionali, meno razionali, di fede, non di fede. Insomma, abbiamo in qualche maniera, quando c'è qualche cosa che ci mette spalle al muro, ci inventiamo qualche cosa per drammatizzare l'oggetto, come diciamo noi in psichiatria e in psicologia, cioè l'oggetto persecutorio, cioè la situazione che ci genera angoscia. E l'impotenza è quella di trovarci di fronte a qualche cosa molto più forte di noi e noi siamo spalle al muro, no? Siamo in una condizione di impotenza, tutti in quella situazione lì andiamo in ansia, andiamo anche in panico, lì in panico è fisiologico. Quindi la guerra poi, ecco che, cioè, una cosa è potersi difendere da un nemico, ma stare nella situazione che stai in un posto e può piovere dal cielo, o dal cielo da qualsiasi altra parte, qualche cosa che mette, che fa uno sterminio del genere umano, beh certo, questa è una condizione di impotenza veramente inusitata. Possiamo reagire o in maniera razionale, cercando di fare un'azione su noi stessi per placare l'eccesso di timore, oppure facciamo una proiezione, cominciamo a cercare nemici, cominciamo a cercare cose su cui scaricare il nostro. È un po' come è successo col Covid, no? Col Covid è successa la stessa cosa. Noi abbiamo subito una condizione di grande impotenza, alcuni di noi hanno creduto totalmente nella scienza, altri ci hanno creduto con un po' di qualche punto interrogativo, altri hanno negato completamente, e alcuni però fare questa strana cosa per cui una medicina ottima come il vaccino diventava addirittura peggio del virus, insomma. Però questi sono fenomeni umani che noi abbiamo sempre quando un grosso trauma sociale colpisce la totalità degli individui di una società. Questo c'è sempre, dall'estremo fideistico all'estremo negazionista. Le persone reagiscono in modo diverso rispetto a questo conflitto, ma da cosa dipende? Tutti quanti abbiamo un problema diciamo, con l'aggressività, quindi quando ci troviamo di fronte a situazioni estremamente violente ed aggressive, questo evoca i nostri, come diceva Freud, i nostri fantasmi, le nostre paure non coscienti, ne vengono fuori quadri diversi, da persone che negano a persone che sono iperattente, che non dormono più, stanno sempre con le antenne, persone che diventano ossessive nella ricerca di notizie o altro. Lo doom scrolling è un tentativo ossessivo di rassicurazione, che però non raggiunge mai lo scopo, come tutti i fenomeni ossessivi, serve lì, però un secondo dopo riandiamo a cercare attraverso le nostre tastiere la notizia che ci metta pace, che sarebbe appunto questa. Sono diversi quadri, ma molti negano. Quando l'ansia è molto molto forte viene negata, è come per il Covid, no? Quando c'è molta ansia e incertezza ci dà un po' sicurezza prendere parte per gli uni o gli altri, no? Quindi buona parte si schiera, no? Ci si schiera, perché schierandoci in qualche maniera troviamo un po' la nostra collocazione e quindi diminuisce l'insicurezza.
Sono tutti i tentativi di mettere un freno alla paura quando la paura è troppo reale, come in questo caso. Ma non potrebbe esserci anche un problema di curiosità morbosa, forse? Anche, come no, certo. Anzi, oltre alla negazione, ha detto il punto giusto, c'è cioè anche il fatto che si cercano immagini, anche cruente, però lì andiamo un po' in un campo un po' delicato, perché è il campo un po' della nostra, quella che viene chiamata la perversione, tra virgolette, quindi diventa un po' più difficile. Però certamente si crea anche questo. Però la curiosità morbosa in genere c'è sempre, cambia oggetto a secondo di quello che viene fornito dall'ambiente e dal momento culturale, no? Quindi questo è un problema che non è che viene messo in evidenza dalla guerra, diciamo che si concentra sulla guerra perché questo è un argomento particolarmente, fra virgolette, suggestivo e che non ci lascia indifferenti per niente. Un pochino ce l'hanno tutti, alcuni ce l'hanno di più ed è in relazione a fenomeni già psicopatologici, come può essere, che ne so, un disturbo di personalità o altri tipi di disturbo psichico. Quando c'è una curiosità morbosa c'è quasi sempre un disturbo psichico di mezzo, ecco, questo sì, lo possiamo dire. È difficile che una mente abbastanza equilibrata sia soggetta a questi fenomeni. La curiosità morbosa per eccellenza deriva da fatti erotici, da fatti sessuali. Lei è psichiatra, quindi parliamo di patologie nervose, non tutti ci credono, però esistono. In questi casi, chi ha già una patologia rischia di peggiorare e chi non ha una patologia rischia poi magari di averla? Ha risposto con la domanda, ha dato la risposta. Sì, è così. Sempre facendo riferimento al Covid, dopo la prima fase in cui le persone reagiscono tirandosi su, facendosi forza, poi quindi, infatti cantavamo, diciamo, ce la faremo, viva viva, poi c'è l'onda, passata l'onda alta, poi viene l'onda bassa dell'ansia, della depressione, dell'incertezza. E questo succede con qualsiasi trauma sociale di rilevanza, come lo tsunami, come la guerra, come la pandemia, come questa roba qua. Quando c'è l'onda in giù, vengono fuori che chi già soffriva, magari soffrì di più, e chi non aveva ancora conosciuto effettivamente patologie di questo tipo, le conosce. Consideri che già prima della pandemia la depressione da sola come malattia era la principale causa di invalidità al mondo. La principale causa di invalidità al mondo. È aumentata del 25% la sua incidenza, il numero dei casi, e questo la dice lunga su quello che questo significa che tanta gente che non aveva mai saputo cosa fosse la depressione l'ha conosciuta. La stessa cosa avviene e avverrà a causa della guerra, sia nelle popolazioni che purtroppo la stanno subendo o agendo, ma sia in noi che in qualche maniera, sperando di non risentirne direttamente, avremo comunque restrizioni varie. E questo tipo di patologie, se non vengono curate, che conseguenze reali potrebbero avere nella nostra società? Uno pensa di solito a una persona un po' depressa a casa, però concretamente invece possono esserci delle conseguenze? Cioè, non pensiamo alla depressione come un momento di tristezza, pensiamo invece alla depressione come un momento in cui una persona non è più in grado di fare o di apparire come quando sta bene, e quello che succede sia per quella persona sia per chi sta intorno, insomma. Quindi sono conseguenze molto molto importanti. La persona non riesce a lavorare o lavora molto meno di quanto potrebbe. La persona non studia o non studia più o non studia come potrebbe. La persona va incontro a modificazioni importanti dell'ambiente affettivo, perché la depressione è la causa principale di separazioni, divorzi, allontanamenti da casa, violenze.
sono conseguenze molto molto importanti. Molto molto importanti perché poi pensi soltanto al lavoro, diventa una causa di invalidità, e poi se una persona diventa cronicamente invalida, ovviamente va a carico della società, dello Stato, no? Quindi certamente è una generatrice, la depressione e l'ansia generano a catena una serie di conseguenze che non salvano nessun aspetto della società, economico, politico, morale, etico, quello che sia, affettivo, relazionale, sociale, ha ripercussioni in tutte le dimensioni. Purtroppo è un fenomeno che non viene ancora, nella depressione e nell'ansia, vengono ancora individuati nella loro gravità. Adesso i nostri servizi sono insufficienti alla risposta. E nella sua esperienza quanti non si curano e perché? Allora, moltissimi non si curano. Prima di tutto perché non sanno nemmeno che quello che stanno vivendo è un disturbo. Con i termini che riguardano i disturbi psichici, tutti quanti hanno, si ha il vizio di trasformare un sostantivo in aggettivo. Faccio un esempio, no? Se io ho la polmonite, non direi mai sono polmonitico, oppure è polmonitico. Mentre invece con i termini di cui i disturbi d'ansia, noi abbiamo aggettivato, perché quello è depresso, come se o quello è ansioso, ansiosa, come se fosse una caratteristica dell'essere. Cioè, quindi la forma del naso o che ne so, l'altezza e non una malattia che modifica e deforma l'essere. Insomma, questo fatto ti fa stigma, no? Cioè il fatto di cercare di confinarli nei casi gravi, no? Per centinaia d'anni abbiamo confinato tanta gente nei manicomi perché chissà quello che hanno patito e sofferto, ma anche adesso c'è lo stigma sociale che perseguita le persone affette, stigma che fra l'altro ce l'abbiamo tutti, non è che ce l'hanno quelli cattivi e quelli buoni, no, ce l'abbiamo tutti questo stigma, perché lo stigma serve un po' a proteggerci da ciò che, oddio, è sconosciuto. E secondo lei tutto questo stigma intorno alle patologie nervose viene aiutato dal fatto che le medicine che servono a curarle, si chiamino psicofarmaci? Beh, sa, psicofarmaco è stata un'invenzione commerciale il termine, no? Perché nel secondo dopoguerra, durante la seconda guerra mondiale, fra le tante cose negative, ci sono state alcune cose positive, c'è la ricerca di armamenti e rimedi, c'è stato un grosso spinta nella ricerca scientifica, chimica, fisica e biologica. Sempre la ricerca dei farmaci che agivano, per esempio, su alcuni fatti come la depressione, e quindi abbiamo cominciato a chiamarli antidepressivi. Cioè, abbiamo chiamato delle sostanze chimiche con dei termini psicologici che adatti, queste sono sostanze neurotrofiche, cioè che agiscono sul sistema nervoso, e che agendo sul sistema nervoso mettono il sistema nervoso nelle condizioni per cui poi la mente non si manifesta in maniera patologica. E sono così affermazioni commerciali perché devono colpire l'attenzione. Colpendo l'attenzione però generano anche la reazione negativa, per cui stanno ragazzi, ragazze, magari fanno uso di cannabis a tutto spiano e hanno paura di prendere uno psicofarmaco, non sapendo che nella cannabis ci sono 150 sostanze psicotrope, cioè psicofarmaci, però psicofarmaci negativi. Torniamo adesso alla guerra, ne abbiamo parlato dal punto di vista psicologico delle persone che la vivono in un modo o in un altro. C'è un altro aspetto che però mi interessa e mi incuriosisce molto, perché ho notato che da un punto di vista intellettuale, politico, mediatico, si tende a confondere il verbo spiegare con il verbo giustificare. Perché secondo lei? Con la giustificazione noi rendiamo giusto, cioè equilibrato, vero. In realtà è un pregiudizio. L'analisi, se dai un'analisi scientifica, ovviamente deve essere scevra di pregiudizi e deve essere basata sulla
spiegazione, ma soprattutto sull'associazione dei fatti. Io però volevo chiederle quando ci sono delle spiegazioni senza pregiudizio. Io ho intervistato delle persone di altissimo spessore intellettuale che hanno cercato di fare delle analisi per spiegare le ragioni di questa guerra, per cercare di evitarle la prossima volta, e vengono poi alla fine sempre additate come pro-Putin. Perché c'è sempre questa necessità del bianco e del nero, la vittima, il carnefice, non si riesce a guardare al di là e andare a guardare le cose in modo un pochino più complesso? Perché il grigio, quello che non è perfettamente a fuoco, la penombra, ovviamente richiede coraggio, ci dà ansia, ci fa ammettere che effettivamente non possiamo certamente dividere il bianco dal nero. Ma questo sempre nella vita, il fatto è che poi cerchiamo il bianco e il nero perché il bianco e il nero sono più evidenti, più sicuri, quello è bianco e buono, quello è nero è cattivo e brutto, no? E adesso vorrei parlare del principio dei due pesi e due misure. Ci sono persone appunto che quando fanno l'analisi fanno il rapporto tra quello che sta succedendo, l'invasione della Russia e l'Ucraina, e dire che quello che è successo in Iraq con gli Stati Uniti e il Regno Unito era una guerra che non aveva più giustificazioni di questa e che non era peggio di questa. Perché c'è questa questione dei due pesi e delle due misure? Che noi lo chiamiamo obiettivo, è difficile che sia veramente obiettivo. Cioè, le uniche cose obiettive sono queste: se io prendo quel soggetto e lo lascio cadere, perché qui abbiamo la spiegazione, c'è cioè la forza, la misura, eccetera, eccetera. Questa è una spiegazione scientifica. Su tutto il resto che non è immediatamente misurabile, riportabile a una conoscenza scientifica, c'è comunque l'opinione. Entra in gioco, come dice lei giustamente, proprio la psicologia e direi, aggiungerei, il pregiudizio che noi abbiamo. E poi avremo un sentimento di maggiore o minore partecipazione anche in relazione a come reagiscono i media, no? Sulla guerra in Ucraina noi abbiamo 24 ore su 24 informazioni, interrogazioni, no? Interviste e cose varie. E la stessa cosa per esempio non è successa in Jugoslavia. Nell'ex Jugoslavia, dove la guerra è stata una cosa terribile, è stata una guerra civile con stragista, nel vero senso della parola, però in un certo senso non l'abbiamo saputo. Se noi andiamo in giro in Bosnia, facessimo mai un giro in Bosnia, come a me è capitato diverse volte, vedremmo ancora quello che è stata la guerra, quello che è stato l'odio tra persone che praticamente vivevano insieme e che per ragioni riportate alla religione. Poi a un certo punto hanno cominciato a scannarsi gli uni con gli altri. La stessa cosa succede in Ucraina, dove praticamente c'è un confine che divide delle persone da altre persone, tutti quanti parlano la stessa lingua, sono pure imparentati, gli uni cominciano a bombardare gli altri, è una cosa veramente terribile. Però la sensibilità è molto legata alla presenza nei media. E anche alla dipendenza che intanto si è creata in ciascuno di noi nei confronti dei vari strumenti mediatici. Non è più solo il giornale di cui si leggeva 3 giorni fa è successo questo, ma no? Adesso lo sappiamo, possiamo assistere, anzi vorremmo vedere in diretta i bombardamenti sull'acciaieria, no? Fino ad adesso abbiamo parlato degli effetti psicologici che avrà questa guerra su di noi, però tra un po' arriveranno, stanno già arrivando persone che questa guerra l'hanno vissuta, l'hanno fatta e si portano dietro dei traumi. Ecco, che traumi sono e che effetto avranno da noi questi traumi? Nella valutazione degli effetti traumatici, noi li chiamiamo life events, no? La migrazione è la terza causa di depressione, fra tutte le cause. Al terzo posto abbiamo proprio la migrazione. La presenza di disturbi psichici all'interno, fra i migranti, è 2 volte superiore a quella della popolazione generale. Cioè, gli effetti psichici, anche gravi, sono doppiamente rappresentati. È chiaro anche per la popolazione che riceve, per il popolo che riceve, le conseguenze possono essere notevoli. A parte la solidarietà che dovrebbe essere
pane quotidiano di ciascuno di noi, però da un po' di tempo è diventata una parola un po' scomoda, no? Non ci piace più tanto. E certamente l'accoglienza poi richiede, anche qui richiede un po' di spirito di sacrificio. Come state vivendo questo conflitto tra Russia e Ucraina? Quali conseguenze potrebbe avere sulla nostra società? Si riescono ad analizzare questi eventi in modo obiettivo?